E con noi oggi Carmine Festa, caporedattore centrale del Corriere del Mezzogiorno, corrispondente della Stampa, anche lui impegnato sul fronte del web. Carmine, come sai, da qualche giorno Affari Italiani ha varato la pagina Puglia Italia e ci piacerebbe avere un confronto anche con te in quell'ottica di rete che credo debba valere anche nel campo dell'informazione, soprattutto forse tra di noi. Io direi innanzitutto una cosa, per fortuna in questi ultimi mesi stiamo assistendo ad una evoluzione nel campo dell'informazione che è ripartita generalmente tra radio, televisione, carta stampata e web e che sta cercando nuovi equilibri tra questi media. La radio continua a fare il suo mestiere, ma si implementa con il web, la radio viene anche vista ora sui canali televisivi. La televisione occhieggia sempre di più al web, è facile vedere nelle trasmissioni televisive i continui rimandi al web, ai siti, dove l'interazione risulta essere particolarmente felice. C'è un terreno nel quale l'interazione con il web è stata fino a qualche mese fa particolarmente difficile, e cioè la carta stampata e i siti internet. Ora si può parlare di una conoscenza entusiastica da parte di questi due media, ma vi assicuro che fino a qualche tempo fa era una convivenza difficile e conflittualità. La ragione è presto spiegata. Il web ha necessità di lavorare sulla rapidità dei tempi, battere anche i competitori sulla prontezza dell'informazione, arricchire l'informazione scritta con i video, con le fotogallerie. Lavora, come si suol dire, in tempo reale. Tutto ciò fino a qualche tempo fa era vissuto dalla carta stampata con grande angoscia, perché anticipare le notizie, pubblicare le notizie, si pensava che rendeva quasi inutile e superfluo l'acquisto del giornale il giorno dopo, che probabilmente avrebbe portato sulle pagine le stesse notizie già lette sul web e per di più gratuitamente. Grandi conflitti nelle redazioni, spesso quando le redazioni carta e web coesistevano negli stessi ambienti si parlava addirittura a gesti per evitare che la carta non potesse dare delle dritte al web e mantenere quindi, custodire gelosamente le proprie notizie da pubblicare il giorno seguente. Ora per fortuna queste barriere vanno via via abbattendosi. Il flusso dell'informazione online è talmente forte e inarrestabile che la carta in qualche modo ha dovuto, non dico arrendersi, ma allearsi. Come spesso si dice, quando il nemico è più forte è inutile fare la guerra, conviene una strategia di alleanza, ed è quello che la carta sta provando a fare. Come? Innanzitutto arricchendo le edizioni cartacee di contenuti multimediali, quindi occhieggiando, come gli altri media hanno fatto, anche noi della carta stampata al web, e poi cercando un ruolo per la carta stampata che non è quello di dare la notizia immediatamente. La notizia, come ho raccontato, immediatamente la dà prima e meglio un sito web di informazione, ma è quella di cercare l'approfondimento. Io credo che il lettore abbia ancora voglia di fermarsi, leggere, comprendere bene, se un passaggio non gli è chiaro, la possibilità di tornare indietro, di fermare il pensiero sulla carta. Questa è una funzione, certo, devo dire, non più destinata al grande pubblico. Del resto le tirature dei giornali e le copie vendute sono lì a dimostrare che c'è un sensibile calo nelle vendite, ma il recupero del racconto, il recupero della bella scrittura, magari per un pubblico di nicchia in questo momento, ma poi vedrete che la curiosità anche dei giovani sarà quella di leggere cose ben scritte e ben raccontate, conserverà per la carta
una sua dimensione. Per quanto tempo? Non faccio l'indovino, non ve lo so dire. So solamente festeggiare insieme a tutti i giornalisti in questo momento la fine di una conflittualità aspra, sprucida tra la carta e il web e la nascita di una nuova alleanza che promette risultati positivi sul fronte dell'informazione. Carmine, da Napoli, come è vista la Puglia? Con grande curiosità, noi abbiamo sempre parlato dei sud, non di un sud unitario. E questo è vero perché vi sono campi nei quali la Puglia ha delle specificità che ora il resto del Mezzogiorno comincia a indagare con curiosità. I grandi motori che determinano lo spostamento di flussi di persone sono il turismo, l'enogastronomia, la ricerca di luoghi nuovi e curiosi da visitare. Devo dire che sotto questo punto di vista la Puglia offre tantissimo. Non è un turismo di massa, la Puglia sta cercando la strada e la sta perseguendo con successo, la strada delle masserie, la strada dei luoghi incantevoli, ai quali probabilmente manca l'attrattore che richiama le grandi masse, ma è una fortuna perché ci viene un pubblico d'élite, un pubblico che cerca luoghi particolari e quindi la Puglia sotto questo punto di vista si sta specializzando molto. È una regione concreta, una regione del fare, è una regione che mentre altri segmenti del Mezzogiorno probabilmente dispendono le loro energie in un dibattito spesso, ahimè, fine a se stesso, la Puglia concretizza. Se c'è una nota stonata, diciamo, è un arrivismo particolare che mette in vendita sul mercato, spesso un mercato anche illecito, illegale, tante risorse che fanno guadagnare ai noi, alla Puglia, posti di rilievo nelle pagine delle cronache. Quindi c'è questo, cioè da una parte una Puglia che tenta di accreditarsi per le sue eccellenze, che ci sono e ne sono tante, dall'altra parte però una Puglia che si affranca con fatica dal sistema dell'imbroglio. Grazie Carmine, buon lavoro. A voi. Perfetto.